Assessore Micciche, la Sicilia è piena di rifiuti, questo perché le discariche, molte discariche hanno chiuso i battenti o almeno non accettano tutta la spazzatura perché sono strapiene. È stato detto che il problema è anche della regione che non ha fatto il piano regionale dei rifiuti. Com'è attualmente la situazione? Ad esempio anche Caltanissetta al momento può conferire 60 tonnellate al giorno, ne restano circa 15. Ma io su questo sono una voce molto critica e non lo nego. Non possiamo andare avanti con la politica delle discariche che era utile e serviva fino a un certo punto. Avremmo dovuto già da qualche anno, e questo io lo dico anche all'interno del governo, attuare un nuovo piano dei rifiuti, con scelte anche coraggiose, perché non possiamo non negare che le discariche stanno finendo e quindi dobbiamo accettare di fare altro, aumentare la raccolta differenziata, mettere in campo nuove idee di termovalorizzazione, perché i termovalorizzatori di terza generazione non sono nocivi e producono inquinamento, ma esistono in tutte le città europee e civili, addirittura esistono dentro le città, sono i mini termovalorizzatori, quindi dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte nell'arco di poche settimane, perché le scelte di questi giorni sono tampone, apriamo delle discariche, degli ampliamenti ci consentiranno di togliere i rifiuti di mezzo alla strada per alcuni mesi, ma nell'arco di questi mesi dobbiamo trovare finalmente una risoluzione tampone, che non saranno più le discariche, ma sarà tutt'altro, sarà l'aumento della raccolta differenziata, gli impianti alternativi e utilizzare gli impianti di nuova generazione. Oggi apre la discarica di Gela? Questo è un altro risultato per la nostra provincia, seppur di risultato si può parlare, perché i nostri comuni non dovranno più convenire a 150 km di distanza, ma andranno a convenire a poche decine di chilometri, con abbattimenti di costi enormi. Si sarebbe dovuto fare già qualche mese fa, grazie a questa condizione emergenziale e all'aiuto di tutti ovviamente si sblocca un presidio importante, ma anche là è temporaneo, attenzione, quindi con quello non risolveremo i problemi di questa provincia, seppur devo dire che noi rispetto al resto delle province siciliane siamo tra le più avvantaggiate.